Consiglio regionale ha approvato la legge di assestamento di bilancio che prevede investimenti per 60 milioni di euro. Tra questi, 10 milioni sono destinati all'edilizia scolastica, stanziati inoltre 10 milioni per interventi di prima emergenza derivanti da danni causati dall'alluvione. Approvati anche 14 ordini del giorno collegati all'assestamento di bilancio. Quasi tutti presentati dalle opposizioni hanno oggetto il trasporto pubblico locale, il welfare, la sicurezza del territorio, la cultura, gli sport invernali e la legalità. Dal 1 gennaio 2017 il comune di Selve Marcone del Biellese diventa parte di Pettinengo. Lo ha deciso il Consiglio regionale, preso atto del risultato favorevole del referendum che si è svolto nei due comuni. È il primo caso piemontese di fusione per incorporazione. Accesso civico a tutti i documenti e agli atti della pubblica amministrazione e prevenzione della corruzione. Questi i temi della giornata della trasparenza 2016 della Regione Piemonte, che si è tenuta nell'aula magna della scuola di applicazione dell'esercito. Oltre 2.500 persone hanno partecipato alla seconda edizione della rassegna cinematografica sui diritti umani, Rights on the Movie 2016, dedicata quest'anno ai temi dell'immigrazione. La rassegna è stata promossa dal Comitato regionale per i diritti umani e organizzata con Agiscuola. Fino all'11 gennaio nell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio a Torino è esposta la mostra Momenti di grande e piccola storia. Curata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Monastero Bormida, propone una serie di pannelli e immagini sulla storia del piccolo comune astigiano. Il Consiglio regionale dedica una mostra a Lorenzo Antonio Massaia dal titolo Cardinal Massaia, Abuna Messias, missionario, medico, esploratore, diplomatico e evangelizzatore dell'Etiopia, nella Biblioteca della Regione Piemonte fino al 3 febbraio.